Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto penale. Il premio è quello di Avvocato dell'anno diritto penale d'impresa. La motivazione. Per l'eccellenza, la competenza e la professionalità dimostrate nell'ambito del diritto penale. Per aver egregiamente gestito le numerose operazioni e i più complessi processi dell'ultimo decennio, contribuendo a rendere lo studio uno tra i più affermati nel diritto penale d'impresa. Il premio va a Elio Giannangeli, studio legale associato Giannangeli Consulich. Grazie. Che bello sentire il grazie mentre parte la nostra sigla. Lo saluto l'avvocato Elio Giannangeli, che naturalmente è collegato con noi, partner e co-founder dello studio legale. Complimenti avvocato, benvenuto. Grazie, grazie mille. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, beh, le chiedo di commentare subito questo premio, insomma, un premio ambizioso e lei ce l'ha fatta, insomma, mi sembra. Poi torniamo su alcuni punti della motivazione. Sì, sono un po' sorpreso, sinceramente, molto lusingato, anche perché il mercato del diritto penale di impresa, sinceramente, è composto da professionisti di davvero particolare spessore, almeno nella mia esperienza quotidiana. Io mi confronto quotidianamente con professionisti davvero di anche un'esperienza ben maggiore della mia, per cui è particolarmente apprezzato un riconoscimento del genere, anche in ragione della relativamente ormai non più troppo giovane età. Insomma, su questo si potrebbe discutere, ma non voglio entrare nel merito perché poi, insomma, sono altre le questioni, lo dico con un sorriso, importanti che abbiamo letto nella motivazione. Intanto parole come eccellenza, competenza, professionalità che sono state dimostrate proprio in questo ambito che lei ha detto essere fatto da tante persone ovviamente super competenti, però è stato messo in evidenza come il suo lavoro ha contribuito a rendere proprio lo studio uno tra i più affermati del diritto penale d'impresa, quindi ancor più, insomma, un riconoscimento importante proprio perché lei parlava in generale del panorama, no, di riferimento. Sì, ma allora non per piaggeria nei confronti dei colleghi dello studio che non sono qui, non stanno sentendo, poi magari sentiranno dopo, però la realtà, a mio avviso, è che in questo settore, quello del diritto penale d'impresa, sostanzialmente non si possa più nemmeno scrivere una mail senza averne parlato, senza averla pensata insieme alle altre persone dello studio, che nel caso nostro sono giovanissime collaboratrici, peraltro. Noi abbiamo esclusivamente collaboratrici perché tendenzialmente per esperienza ci siamo resi conto che il livello di dettaglio e di efficienza tendenzialmente è più alto rispetto ai colleghi maschi, non me ne vorranno. Ecco, però, ripeto, non penso sinceramente che ci sia una grossa differenza tra il merito esclusivo che deve essere riconosciuto a me e quello invece collettivo che è frutto di un lavoro davvero quotidiano, particolarmente impegnativo da parte di tutti. Insomma, lei sta dicendo che il lavoro del team ci mancherebbe sempre importantissimo, ma in questo settore lo è ancora di più, no? Quindi poi è chiaro che se ciascuno di voi che compongono il team porta il suo contributo, come ha fatto lei, ancora di più, però insomma, poi il lavoro di insieme vince sempre. Ma sì, più che altro perché noi ci pregiamo di essere uno studio con un fortissimo taglio giudiziale. Cioè io, forse anche grazie al fatto che mio padre è stato avvocato penalista di criminalità classica, diciamo così, e quindi non sapeva sostanzialmente neanche cosa fosse il mondo della consulenza, lui ragionava esclusivamente per processi. Quindi io ho sicuramente ereditato quell'approccio. E a mio avviso è un approccio che implica una esigenza di confronto costante, perché un conto è l'opinione che viene espressa in merito a un quesito, magari anche astratto, rispetto al quale si può dare una risposta più o meno improvvisata, anche singolarmente. Altra diversa cosa è strutturare una strategia di un procedimento anche più elementare e che spesso ha bisogno di avere dei punti di vista, un contraddittorio tra persone e tra opinioni molto molto diverso, anche, anzi il più diverso possibile, il motivo per cui noi molto spesso ci troviamo a discutere
prima di affrontare un'udienza sul modo migliore per veicolare un messaggio, acquisire un'informazione da parte ora del pubblico ministero, ora del cliente, ora del giudice. Giusto, allora domanda da $1 miliardi, però magari anche meno, sguardo al futuro, che cosa avete in programma? Come vi approcciate adesso al futuro, più prossimo ovviamente? Allora, domanda sinceramente molto complicata in un settore che obiettivamente, che se ne dica, a mio avviso ad oggi è ancora estremamente, ha un approccio estremamente conservativo. A mio avviso è sempre più necessario riuscire a fare una forte selezione. Il mercato dovrebbe riuscire, a mio avviso, a selezionare molto in un settore come il nostro, che si sta progressivamente nutrendo di competenze molto molto diverse, riuscire comunque sempre ad avere la consapevolezza che noi come avvocati penalisti dobbiamo affondare le radici, qualunque nostra valutazione, sempre sulla ripercussione che le nostre opinioni e il nostro lavoro avranno rispetto a una contestazione, cioè qualcosa di molto concreto. E quindi a mio avviso il futuro sarà destinato, a mio avviso, nel futuro sarà necessario svolgere una forte selezione tra chi questo lavoro lo pratica quotidianamente e sviluppa delle competenze che però, ripeto, affondano le radici in un'esperienza quotidiana, pratica, estremamente concreta, e chi invece cerca, a mio avviso, in modo crescente, lo si nota nel corso degli anni, di sviluppare delle competenze molto spesso consulenziali senza però avere questo approccio. E quindi a mio avviso in futuro bisognerà investire molto su questo, cioè sulla necessità di distinguere la propria identità mantenendo fermi alcuni punti di riferimento per evitare che si diffonda una immagine dell'avvocato penalista forse troppo rarefatta e che poi rischia di rappresentare un elemento di confusione anche agli occhi di clienti che spesso possono avere magari delle opinioni molto diverse tra loro. Senta, avvocato Giannangeli, a proposito di futuro e a proposito di selezione, lei ha usato questa parola, se doveste essere riselezionati, lei ma anche il suo team per l'anno prossimo, per i nostri Le Fonti Awards, quindi per mettervi a confronto, no, con altre eccellenze, perché di questo si tratta sul territorio, cosa farete, insomma, cosa fareste, anzi, perché usiamo il condizionale ancora, è tutto da vedere, ci sarete? Sì, assolutamente. Per noi è quello di premio un mercato su cui secondo me dovrebbe essere sviluppato un dibattito ampio e approfondito, perché è foriero, a mio avviso, di problemi rispetto all'identità della nostra categoria, che è molto importante da tutelare. Però sicuramente anche qui bisogna fare un discorso di selezione, a mio avviso, cioè bisogna riuscire a creare un mercato in cui la meritocrazia venga effettivamente selezionata, venga effettivamente promossa attraverso dei canali che possano avere dei criteri per stabilire sostanzialmente chi effettivamente ha qualche numero in più o chi magari quell'anno, altri anni no, vi può capitare, è riuscito a distinguersi per qualcosa e chi no, perché certo, altrimenti rischia di diventare una pubblicità pericolosa, ecco. Sì, 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 chiarissimo il suo messaggio. Allora, io la ringrazio, ringrazio l'avvocato Elio Giannangeli, partner e co-founder studio legale associato Giannangeli Consulic. Complimenti per questo premio, lo ricordiamo, avvocato dell'anno diritto penale d'impresa. I complimenti vanno a lei in primis, ma chiaramente, come ha precisato lei stesso, a tutto il team. Grazie. Che è femminile peraltro, l'ha detto lei, quindi complimenti, visto che parliamo di impresa, visto che parliamo sempre della difficoltà, no? di dare spazio, che cosa che dovrebbe essere scontata, ma insomma dare spazio all'universo femminile, quindi complimenti anche per questo, per la virtuosità, e a presto allora. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata.